L'evoluzione, cos'è l'evoluzione, come funziona, quali sono state le teorie per spiegarla? Rimanete qui per scoprirlo. Cos'è l'evoluzione? L'evoluzione è il cambiamento di caratteristiche in una popolazione nell'arco di molte generazioni. Tentiamo adesso di capire questa definizione. Le caratteristiche che cambiano con l'evoluzione siamo portati ad immaginarle come delle caratteristiche morfologiche solitamente macroscopiche, ad esempio la lunghezza del collo della giraffa oppure la comparsa di nuovi organi, la comparsa di nuove strutture anatomiche. Ma non è sempre così, l'evoluzione agisce anche ad altri livelli, come ad esempio a livello cellulare, ma anche a livello molecolare. La cosa importante da ricordare è che con il termine evoluzione non si intende la causa di questi cambiamenti che avvengono nell'arco di molte generazioni, ma si intendono gli effetti, ciò che noi osserviamo. Per spiegare le cause dell'evoluzione ci sono state varie teorie che vedremo subito. Facciamo però prima una parentesi storica per inquadrare questo problema. Fino all'Ottocento si credeva nella fissità delle specie, cioè si credeva che le specie non potessero cambiare nell'arco di generazioni, che sarebbero rimaste nei milioni di anni così come sono state create. E la teoria della fissità delle specie ha le sue radici nel creazionismo, cioè nella credenza che tutto è stato creato, che c'è stata una qualche forza divina che ha creato le forme di vita, eccetera, eccetera. Dall'Ottocento in poi sono state avanzate le prime teorie moderne sull'evoluzione, cioè sulla non fissità delle specie, e i due pionieri in merito sono stati Lamarck e Darwin. Facciamo una panoramica anzitutto sulla teoria dell'evoluzione di Lamarck. Lamarck credeva che determinate caratteristiche potessero comparire, migliorare o scomparire del tutto in una popolazione rispettivamente per l'uso o per il disuso di queste caratteristiche. Facciamo un esempio pratico che è quello classico del collo della giraffa. Lamarck credeva che le giraffe che vivevano in un determinato ambiente, per meglio competere con altre specie, tentavano di allungare il collo per raggiungere gli alberi più alti e quindi cibarsi di più, lì dove altre specie non potevano arrivare. Di conseguenza, le giraffe sforzavano maggiormente i muscoli e le ossa del collo per tentare di raggiungere i rami più alti. Quando queste giraffe che avevano sforzato il collo si accoppiavano, facevano nascere delle giraffe che per qualche motivo avevano il collo un po' più lungo e a loro volta potevano intraprendere lo stesso processo per allungare via via il collo gradualmente. Queste giraffe dal collo più lungo saranno sicuramente avvantaggiate rispetto alle altre, e il collo crescerà fino a quando le giraffe non avranno più necessità di sforzarlo. Questa teoria si fonda su un principio che è quello dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti, ossia la giraffa sfrutta il collo, dopodiché, quando si accoppia, nascono delle giraffe che hanno il collo un po' più lungo. È come se si pensasse che un culturista che ha dei muscoli ben sviluppati desse origine a una progenie di figli futuri sportivi che nascono già con dei muscoli più sviluppati rispetto ad altri e cose del genere. In realtà, prima di screditare questa teoria, ci sarebbe molto da dire in merito, e non tanto per quanto riguarda la genetica, ma più che altro per quanto riguarda l'epigenetica. Ma di questo magari, se volete, ne parliamo in un altro video. Per quanto riguarda invece la teoria dell'evoluzione di Darwin, che è stata esposta nel libro sull'origine delle specie, una delle pietre miliari della biologia, uscito nel 1859, la teoria si fonda su due principi fondamentali, che sono quello della mutazione e quello della selezione naturale. In soldoni, la mutazione è un evento che si osserva quando un individuo si accoppia e che può determinare diverse varianti di un determinato carattere, mentre la selezione naturale è quella forza dettata dall'ambiente che seleziona positivamente le mutazioni che avvantaggiano quell'individuo a vivere in un determinato ambiente, mentre seleziona negativamente quelle mutazioni che porterebbero l'individuo a morire o comunque ad accoppiarsi con un'efficacia minore. Quindi, ritornando all'esempio delle giraffe, Darwin credeva che delle giraffe che vivessero in un determinato ambiente, quando si vanno ad accoppiare, può succedere casualmente che diano origine a una progenie con il collo di lunghezza variabile a causa delle mutazioni. Ci potevano essere delle mutazioni che determinavano il collo più corto, come ci potevano essere delle mutazioni che determinavano il collo più lungo. Successivamente, su questi giraffini agiva la selezione naturale. In particolare, le giraffe dal collo più lungo, che potevano raggiungere i rami degli alberi più alti, potevano sicuramente mangiare di più e quindi sopravvivere. Ma inoltre potevano anche essere più forti e quindi competere meglio per l'accoppiamento. In contrasto,
le giraffe che nascevano con il collo più corto erano svantaggiate a vivere nell'ambiente in cui vivevano, per cui seppure sopravvivevano magari erano più deboli, competevano di meno con altri individui nell'accoppiamento e quindi si può dire che avevano una fitness minore. Di conseguenza le giraffe dal collo più alto proliferavano aumentando il numero e su queste potevano ulteriormente agire meccanismi di mutazione e selezione naturale per far allungare gradualmente il collo nelle varie generazioni. Adesso, perché la teoria di Darwin è stata così rivoluzionaria? La teoria di Darwin è stata rivoluzionaria perché ha introdotto il concetto della casualità dovuta alle mutazioni che, come già detto, sono un evento assolutamente casuale e possono avere effetti del tutto imprevedibili. Inoltre la sua teoria è stata corroborata e arricchita dagli studi della genetica e della biologia molecolare durante il Novecento, per cui si parla oggi di neodarwinismo. Se siete interessati all'argomento vi consiglio di leggere i libri di Richard Dawkins, in particolare Il gene egoista è un classico, ma anche L'orologiaio cieco, che è uscito qualche anno dopo. Porta degli esempi molto eloquenti a favore della teoria dell'evoluzione di Darwin e l'ho apprezzato davvero tanto. Vi metto il link di questi libri nell'info box. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete consigli di lettura scrivetemelo nei commenti, mi farebbe moltissimo piacere. Mettete mi piace, iscrivetevi, io sono Andrea e ci vediamo nel prossimo video, ciao!